ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, io sono Fox, questo è il mio bunker. Ragazzi, oggi apriamo un nuovo pacco. Chi conosce il canale, chi è del settore, forse ha già capito da questa scritta. Ragazzi, in quanto tempo mi è arrivato questo pacco? In circa 3 settimane. In circa 3 settimane è arrivato, ok? Direttamente dalla casa produttrice, direttamente dalla Cina. Spedizione normale, non spedizione veloce. Se fosse stata spedizione veloce, in una settimana già era in consegna. In ballo fatto bene, ok? Primo piano. Abbiamo 2 foglietti, uno di ringraziamento, certificato spedizione, tutto in cinese. E qui abbiamo le istruzioni per come andare a utilizzare queste BMS. Sì ragazzi, perché sono 2 super mega potentissime BMS, ragazzi. Non vedo l'ora di aprirle, ragazzi. Ok, uno... e 2, ok. Ragazzi, questa BMS mi farà funzionare, ok? Che cosa? Il mio pacco batterie per l'accumulo fotovoltaico. Perciò sono 2, sono 16S cada una. Sono smart entrambe. 1, 2. Enorme, gigantesco. Ragazzi, oh mamma, ma quanto è grossa. Ragazzi, è costata parecchio, perché è costata parecchio, però ventolina di raffreddamento tutta in ABS nella parte superiore, alluminio nella parte inferiore, sensore di temperatura, le porte di connessione per gli accessori. Sì, perché ragazzi, sono BMS Smart. Guarda cosa abbiamo, ragazzi, 2 bestie enormi. 2 bestie gigantesche, ragazzi, mamma mia! Pesano 150 ampere, l'avete letto? La chiccheria, ragazzi, di questo kit BMS, perché ragazzi è un kit, ok? È la presenza di un altro componente molto interessante per le batterie litio. Intanto qua ci sono i flat, i cavi flat, eccoli qua. Questo è il cavo dell'interfaccia, antenna Bluetooth. Ogni BMS ne ha uno. Questo, ragazzi, è il secondo pezzo, il secondo componente del kit. Cos'è? Un bello, bellissimo bilanciatore, ragazzi, attivo. E autoregolante in base alle celle. Questo può far funzionare, ragazzi, l'ion l'IFE più 4 LTO, 1 ampere di corrente di bilanciamento e 16S. Effettivamente io ho bisogno del 16S. La BMS è una bestia, è il 16S. Unico problema, ragazzi miei, è qui. Forse questo cavo, forse, è piccoletto, forse però. Perché io nel mio impianto ho utilizzato il 2AVG, questo è il 6AVG. Volendo, potrei provare poi un domani, se vedo che si surriscalda troppo, a sostituire questi cavi. Perciò ragazzi, facciamo un quadro della situazione. BMS Smart 16S 150 ampere con ventola, ok? Sotto in descrizione vi lascio i link. Nel kit anche il bilanciatore attivo, perciò questo più questo
mi andranno a tenere alla perfezione bilanciato il mio pacco batterie. Ne ho due perché, ragazzi, perché devo andare a realizzare due pacchi batterie per due impianti distinti e separati. Un domani, quando avrò la possibilità, ragazzi, un altro pacco batterie per ogni impianto. In tutto, quattro pacchi batterie per due impianti solari fotovoltaici off-grid, ragazzi. Non vendo nulla, accumulo e utilizzo quando mi serve. Allora, ora qual è lo step successivo? Lo step successivo, ragazzi miei, è andare a cablare tutti questi cavi, sia qui nel bilanciatore attivo che sulla BMS. Poi qui vanno messi tutti sulle celle per appunto tenere bilanciato tutto il sistema. Ragazzi, sotto link, iscriviti al canale, continua a seguirmi. Ciao belli, al prossimo video!